crediamo che sia una delle situazioni migliori per poter far tornare dei soldi nelle buste paghe dei lavoratori, anche con la possibilità di avere una tassazione solo al 5%. Così Stefano Pepa, referente provinciale FAI CISL Marche, che ha lavorato alla stesura dell'accordo che vede i dipendenti della Nerea, stabilimento di imbottigliamento di acqua minerale di Castel Sant'Angelo sul Nera, partecipare agli utili d'impresa grazie ad un innovativo accordo con la proprietà. Un'impresa, una fabbrica, uno stabilimento, un imprenditore non può fare a meno della forza lavoro. E quindi io credo che bisogna coinvolgere di più questa forza lavoro nella conduzione di un'attività, nella conduzione dell'impresa. Per me credo che sarà fondamentale nei prossimi anni e questa è l'unica strada. Noi siamo orgogliosi di ospitare un'azienda come la Nerea, non soltanto perché dà occupazione ai nostri cittadini, e vorrei sottolineare che è molto importante che grazie alla sua continuità ha dato un'attenzione a questo territorio, altrimenti noi siamo uno dei quelli più distrutti dalla provincia di Macerata e forse insieme al Quadra delle Marche, e comprendete bene che se non ci fosse questa attenzione qui saremmo ancora più in disagio. Una bella testimonianza e che spero che possa essere anche da esempio per un modus operandi che speriamo possa crescere sempre di più, perché credo che nella sinergia c'è anche la capacità di ritrovare una competitività nel nostro territorio. E poi il fatto che tutto questo avvenga in una cornice che per le motivazioni legate al sisma ha trovato e incontrato tante difficoltà è particolarmente significativo, nella speranza che si riesca, oltre alla velocizzazione e alla ricostruzione materiale, a dare un forte impulso alla rinascita sociale ed economica di queste aree bellissime. Cosa significa poi alla fine, no, concorrere, no, alla distribuzione degli utili aziendali per un lavoratore? Per un lavoratore significa riconoscersi insieme all'azienda a un obiettivo che è quello di creare non solo profitto ma un valore per la comunità, per lo stesso lavoratore. Significa avere costruire relazioni sindacali realmente partecipative, dove ogni parte assume il problema dell'altra come il proprio e viceversa.